Siamo qui oggi con Don Luigi Ciotti. E come ha vissuto l'incontro stamattina con i ragazzi? Beh, bene, sono ragazzi piccoli, quindi con le loro fantasie, creatività, le loro conoscenze. Ma hanno fatto un ottimo percorso con gli insegnanti, con le persone che l'hanno accompagnata venendo da fuori, con il presidio di Libera, con Don Andrea. E vedi proprio che c'è la voglia di conoscere. Bisogna aiutarli a scendere in profondità e aiutarli nelle piccole cose al desiderio, quindi stimolare il desiderio della legalità, del rispetto delle regole, dell'assunzione della responsabilità. Anche perché la responsabilità non la si predica, non la si insegna, la si testimonia, e quindi c'è anche un problema di noi adulti, di insegnanti, di operatori, di animatori. Loro osservano, ci osservano e chiedono anche a noi di assumerci di più la nostra responsabilità. Ho visto l'amministrazione comunale che ha promosso questo momento, l'ha copromosso. Anche questo è un segno importante. Noi, no? Ognuno per la propria parte, per la propria quota di responsabilità individuale, ma anche di corresponsabilità collettiva. Mi sono trovato bene perché hanno fatto già un percorso. E poi è stato carino vedere le ragazze, giovanissime, le stiliste che hanno scelto quell'immagine nella maglia per affermare la legalità. Ma soprattutto quelle tanti ometti che hanno rappresentato, stilizzati, per dire che siamo tutti diversi e che il percorso ha bisogno della nostra diversità, che ognuno di noi deve fare la propria parte. E allora mi sono permesso di sottolineare con forza che la diversità è il sale della vita e che la diversità non deve mai diventare avversità, come purtroppo a volte è arrivato. Com'è la situazione attuale in Toscana? Da un punto di vista. La Toscana è una terra bellissima, attenzione che i mafiosi vanno dove sono cose sono belle. Quindi il problema è non sottovalutare, non sopravvalutare. Non dimentichiamo che non a caso sono state messe le bombe nel 1993, quindi il prossimo anno sono 20 anni, sono state messe a Firenze, a Milano, a Roma, oltre che la violenza avvenuta a Palermo. E quindi questo deve fare riflettere perché? Perché Firenze? Quindi un pensiero va a tutte quelle persone che hanno perso la vita. Qui bravi magistrati hanno operato per portare avanti tutte le parti delle indagini, ma anche costruire le fasi processuali, a scavare in profondità la ricerca della verità. E questa è la terra di un magistrato che qui è cresciuto partendo dalla Sicilia, ma è Nino Caponnetto. Nino Caponnetto è partito dopo la morte di Chinnici, è andato a Palermo, ha coordinato il pool antimafia, quello che lui li considerava i colleghi, li considerava come dei figli, tra cui Falcone e Borsellino. Questa è una terra dove ci sono dei beni confiscati, segno di una presenza che è mafiosa, che ha investito il suo denaro. Ma questo è quello che appare. E quanto altro non appare? Perché le mafie sono liquide, le mafie sono sotto traccia, le mafie hanno il volto, oggi più che mai, si presentano con un volto più sociale, no? E soprattutto la forza della mafia non sta dentro la mafia, sta fuori dalla mafia. Sta in quelle collaborazioni, in quei professionisti che si mettono al loro servizio, imprenditori che chiudono un occhio e fanno affari insieme, segmenti della politica che c'è dentro perché cerca consenso, chiede favori o dà favori. E quindi la forza della mafia sta fuori dalle mafie. E quindi attenzione, dove c'è benessere, dove c'è bellezza, loro arrivano. Con nomi, prestanomi, pseudo società, finanziarie, quindi stima, riconoscenza, lavori magistrati, delle forze di polizia, ma anche come società. Dobbiamo essere non solo persone che dicono che è una società civile, ma dobbiamo dire che è una società responsabile. Dobbiamo assumerci di più la nostra parte di responsabilità. Allora, per me due sono i riferimenti, per me. Il Vangelo e la Costituzione italiana. Auguro a tutti voi di avere la Costituzione italiana innanzitutto come riferimento, perché nella Costituzione italiana ci sono le regole dell'essere cittadino, ma la spina dorsale della Costituzione resta la responsabilità. Poi, diciamoci pure, dobbiamo vivere la democrazia, che oggi è un po' pallida nel nostro paese, ma la democrazia si fonda su due doni, sulla dignità umana e sulla giustizia, ma anche la democrazia non starà mai in piedi se non c'è una terza gamba che la sorregge, che si chiama responsabilità.
allora dobbiamo assumerci tutti, ma proprio tutti, più responsabilità, perché ci sia viva la nostra Costituzione, la democrazia, e perché continui il nostro impegno proprio per il bene comune.